chi dedicare questa mostra, installazione, non so, sì. Poi ho scelto Antonio Catalano, un artista, un amico, col quale ho condiviso circa 4 anni di lavoro, ed è il creatore degli universi sensibili, per queste leggi si chiamano sensibili. Avrei voluto dedicarla invece a qualcun altro, perché no? Fingering, per esempio, o Fluxus, o altri. Ma poi ho scelto Catalano perché? Perché ogni opera che lui fa ultimamente, che realizza da quel tempo a questa parte, è accessibile ad una persona sola per volta. Va fruita in intimità, diciamo così, in una stretta relazione. Qui questo succede, forse, se lo spettatore o il fruitore trova il coraggio di farlo, perché non c'è il guscio nel quale nascondersi. Ogni leggio è dedicato ad una personalità dell'arte, come potete leggere sugli altri leggi più esposti, e ha un titolo. Questo è il titolo che gli ho dato io, voi potete assolutamente cambiarlo. Forse potete dedicarlo addirittura a qualcun altro, a voi stessi, ai vostri amici. Quello che vorrei, che mi piacerebbe, ma non è obbligatorio, è che ognuno di voi o qualcuno di voi si divertisse poi a leggere il leggio. Il leggio stanco di essere un supporto, insomma, di essere solamente supporto per un testo, una composizione, una poesia, una composizione musicale, poetica, lirica, quello che sia, si ribella, declama, reclama la propria sensibilità, la propria personalità, la propria arte. Voi, le lo me.
Requiem pour un poil mort. Are you?
Tomorrow. Ora, io morro.
Fermo, ma immagino.